Ciao amici e bentrovati in questo nuovo video. Innanzitutto, come state? Avete trascorso bene le vostre ferie estive? Siete stati in vacanza? Non ci siete andati? Dove siete andati? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Prima di iniziare con il video vi volevo ricordare di iscrivervi al canale cliccando sul pulsantino qui in basso alla tua destra. Volevo dirvi di salutare finalmente questa sedia perché ci sono delle grandi novità. Questa sedia brutta che mi ha accompagnato però nel suo essere brutta per questi 2 anni andrà via, quindi non vi dico nulla, anzi farò un video dedicato, quindi se siete appassionati di motori, quindi sicuramente lo siete, vi consiglio di non perdervi i prossimi video perché ci sono delle grandi novità, delle nuove collaborazioni in vista, tante belle cose che arriveranno e che sicuramente, oltre a far piacere a me, sicuramente potrebbero far piacere anche a voi e vi porterò un po' in quello che è il vivo della casa della quale stiamo parlando. Non vi spoilerò nulla, forse vi lascio attendere, anzi sicuramente vi lascio attendere il prossimo video dove vi presenterò la nuova sedia. Quindi, che dire, finita questa introduzione possiamo andare direttamente a quello che è il video di gara 1 di Maggiore. Avete vissuto un po' da vicino quello che è stato l'accesissima qualifica di Maggiore e beh, che dire, non me l'aspettavo io, non se l'aspettava forse nessuno, direi. Partiamo belli carichi e l'obiettivo è sempre quello, scappare e andare via il prima possibile, creando del gap. Ovviamente non sempre è possibile, quindi concentriamoci sulla partenza e poi vediamo, quel che viene viene. Partenza niente male, ma a quanto pare non è stata sufficientemente buona. Noi ci teniamo quel che è venuto e cerchiamo di recuperare, ovviamente, costi quel che costi. Non capisco cosa succeda. Due sono le cose. O mi succede qualcosa nel motore o Critelli ne ha troppo di più. Cioè ho preso 100 metri con un rettilineo in un istante. Che cavolo è successo? Vabbè, comunque, qualsiasi cosa sia, se sono io o se sono gli altri, non importa. Adesso dobbiamo concentrarci e non perdere altre posizioni, non perdere altro gap. Anzi, cercare di chiudere il margine che mi divide dalla vetta della gara e niente, andare per forza a prenderci la prima posizione. Ok, è chiaro che qualcosa non va nel mio motore, dobbiamo assolutamente limitare i danni e continuerò a spingere indubbiamente, ma non so fino a che punto riuscirò a riparare i danni.
non capisco che cosa stia succedendo. Si sente del rumore di vuoto dietro e non riesco a capire se è collettore o se è aspirazione. Se è collettore di scarico o collettore di aspirazione. Io nel dubbio rallento e vediamo. Ok, sembrerebbe che sia il collettore di aspirazione, da quello che mi dice la macchina, la sensazione della macchina, sembrerebbe che sia il collettore di aspirazione. Mia sorella nel box mi dice di rientrare, ma non credo che sia la soluzione migliore. Se realmente è il collettore di aspirazione, non è un danno irriparabile. Ovviamente la macchina andrà molto di meno, però almeno riusciamo a portare a casa punti. Limitiamo un po' quelli che sono i danni che ci possono essere. Ok, confermato, è il collettore d'aspirazione e niente, vabbè, continuiamo a spingere, quindi quel che succede, succede, insomma. Come se non bastasse della serie che la merda quando arriva arriva tutta insieme, mi si sta staccando lo specchietto, si sta spezzando di nuovo la staffa. E l'ho staccata io per salvaguardare lo specchietto e provare a tenerlo, ma vabbè, l'ho rotto, l'ho distrutto. L'ho messo in mezzo le gambe, ma dava un po' fastidio, quindi dovrò liberarmi di un po' di peso.
Ok, non era come speravo che andasse all'inizio, ma abbiamo limitato e non di poco i danni, quindi va bene così, va benissimo così direi. E adesso dobbiamo assolutamente abbassare la testa e lavorare sodo per gara 2, per forza. Non ci sono più scuse, dobbiamo lavorare, migliorare, trovare il problema e migliorarci. Sono veramente stanco di essere quello che ha sempre una scusa. Non sono mai stato così. E dobbiamo uscirne. È diventato un circolo vizioso. Ogni volta succede qualcosa e non se ne può più. Questo video comunque finisce qui. Ci vediamo tra non molto con il video di gara 2, che sicuramente ci sarà da divertirsi, dove lei ci abbandonerà e vi anticiperò qualcosa per quello che saranno le nuove collaborazioni. Ci vediamo nel prossimo video, ragazzi. Ciao e grazie per aver visto questo video.